L'autobus a transito rapido arriva nelle Marche e con il protocollo d'intesa sottoscritto questa mattina sarà al servizio di Pesaro e Vallefoglia per uno dei distretti industriali più attivi ed estesi della regione. Una novità moderna e sostenibile, frutto di un investimento pari a 11 milioni di euro, complementare al tradizionale trasporto su gomma e alternativa al traffico privato. Bus Rapid Transit che ha quattro caratteristiche: velocità commerciale, quindi riduce fortemente i tempi di percorrenza sulle nostre strade per chi utilizzerà questo mezzo pubblico all'avanguardia che lancia Pesaro e Vallefoglia, quindi questa valle verso il terzo millennio. Poi il comfort, che è fondamentale, insieme alla sostenibilità, perché sono mezzi green che non emettono CO2 nell'atmosfera, ed infine l'identità, perché sarà un mezzo riconoscibile, non solo quindi confortevole da utilizzare nei percorsi, ma ben individuabile come un mezzo di nuova generazione che soprattutto solleverà dal grande traffico e dall'intasamento in molti orari della giornata, quelli di punta, questo territorio. I nuovi autobus saranno veicoli elettrici di ultima generazione, capaci di ricaricarsi anche in viaggio, inseriti in un sistema di fermate moderne, tecnologiche e facilmente accessibili. Diventerà uno strumento di welfare sociale per tutti gli addetti che frequentano le fabbriche del territorio, dice l'assessore regionale Francesco Baldini. Aiuto anche alle nostre famiglie grazie a un investimento importante di oltre 11 milioni di euro che la Giunta regionale ha voluto investire come progetto pilota proprio in questo territorio. Ma c'è di più, perché il Bus Rapid Transit, se noi stiamo pensando all'alta velocità per la nostra regione e quindi a un quadruplicamento dei binari in arretramento rispetto alla linea adriatica della costa, sarà il mezzo attraverso i quali raggiungere l'alta velocità. A firmare il protocollo d'intesa questa mattina il presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli e il presidente dell'Unione dei Comuni Pian del Bruscolo Palmiro Ucchielli. È un protocollo che, se come noi speriamo, potrà produrre gli effetti per cui abbiamo lavorato, potrà essere riprodotto anche in altre località, in altri territori dove ci sono le stesse problematiche: alta densità produttiva, alta densità abitativa. Tra l'altro, tutto questo non solo perché per il tramite del trasporto pubblico si va incontro alla sostenibilità, ma si crea meno pericolo, più sicurezza sulle strade e meno impatto del traffico complessivamente. È un protocollo importante, sono 11 milioni di investimenti sulla mobilità, sui trasporti, sull'ambiente, perché educare le persone a utilizzare l'autobus pubblico piuttosto che la macchina privata vuol dire ridurre del 20-30% l'inquinamento atmosferico, quindi fare una grande operazione ambientale. Vuol dire integrare anche i salari, perché è chiaro che se uno lascia l'auto a casa risparmia, se poi l'impresa paga l'abbonamento risparmia due volte ed è anche più sereno. Ringraziamo veramente di cuore per questo grande investimento ecologico ambientale che può essere ripetuto anche al resto delle Marche.